glitterini. Ciao! Amici, ciao! Benvenuti in un nuovo video. Io sono Lilla e c'è anche mia mamma. Ciao! Oggi avrei dovuto aprire questi, ma mi è arrivato qualcosa di super nuovo e voglio farvelo vedere. Ieri abbiamo visto dei rari e dei super rari. Oggi apriamo una super novità. Bacini! E stiamo per aprire la Pui Vuitton! E infatti, come vedete, sembra il bauletto della Vuitton, ma fatto a cacchetta. È carinissimo! Voglio farvi vedere tutto nei dettagli di questa Pui Vuitton. Ci sono più di 35 sorprese magiche, un set che è appunto questo. E qui c'è tutta la leggenda che ci dice che cosa c'è all'interno. Prima però di leggerla vi chiedo due cose. Una, di iscrivervi al canale se questo video vi piace. Due, di ricordarvi che oggi è doppi D. Cosa vuol dire doppi D, mamma? Cosa vuol dire? Interrogazione. Cosa vuol dire, mamma? Cosa vuol dire doppio? Non mi ricordo più. Il doppio D, allora lo diciamo per mia mamma e per quelli nuovi, perché tutti gli altri lo sanno. Tu sei nuova. Sei una mamma nuova. Sono una mamma nuova. Praticamente doppio D vuol dire che oggi ho fatto due video. Questo è quello che vedete, il number one. E poi c'è un altro sul canale di Happy. Due. Quindi ce n'è uno qua e sotto vi lascio nell'info box anche il link per andare a vedere il mio video col mio amichetto unicorno. Bella. Ma mentre mia mamma gioca e non mi ascolta, mangiamo. Allora, all'interno possiamo trovare, mamma, una bottiglia esclusiva. Unicorno crunch, poi il cucchiaino. Secondo me, ragazzi, cucchiaino è uguale a quello di sempre. Mangiarsi il gelato quando vai in gelateria. Sì, certo. Poi abbiamo un contenitore a tenuta d'aria, che sarà il sacchettino normale. E poi fragranza a sorpresa. Qua... a sorpresa, non tanto, perché alla fine c'è scritto che può essere profumo di gardenia, peonia, fiori d'arancio, prugna. Ma che profumo è il profumo? Che bella bocca. È bellissimo. Poi all'interno ci sono anche delle altre cose, cara madre. C'è bottiglia di slime in polvere, quindi praticamente questo in realtà è un laboratorio per fare slime. Ecco. Il libretto di istruzioni, per fortuna, perché a noi non riesce mai niente, sono sempre degli epic fail. L'unicorno magiche e glitter di unicorno. In più c'è il personaggio esclusivo portachiavi. Io non ne ho mai avuti, quindi sarà non solo esclusivo ma anche l'unico. Andiamo ad aprire. Ma la borsa poi me la puoi regalare? Beh, poi è tua. Poi la cinciro. Grazie. Allora, vai, cerca di aprirlo. Allora, si apre dalla testolina. Ok, oh no, non ci riesco, è troppo duro. Bisogna farsi aiutare. Allora, semplicemente si apre come le borse normali. Non abbiamo cercato di con distruggerla con il trapano, le forbici. Wow! No, girala, pazzesca! Ragazzi, è un laboratorio vero e proprio. È gigantissimo, ma non entrerà più neanche in camera mia. Cosa sono questi? Che carino! Guarda, le storielle. Ragazzi, vi faccio vedere da vicino tutto quello che vi ho letto prima. Abbiamo la nuvoletta. Che carina. Quella a edizione speciale. Poi abbiamo, che carino, questo bicchiere. Che bello. Poi potete riporre tutto. Questi, secondo me, dovrebbero essere coloranti. Bello. Belli questi pigmenti, stupendi. Poi i quattro profumi che vi avevo. Queste. Perché? Mi impressionano. Perché? Il tappo. È il tappo a cacchetto. Poi, bellissimo. I profumi, i gustini, ve li ho detti prima. Oh, guarda, c'è le... E bellissimo. Poi abbiamo la nostra cacca. Qui porti lo slime in giro. Ecco. Guardiamo 2010. No, 2019. 2019. Che carino. Ci siamo rimasto un po' indietro. Change de lot. Altri coloranti. Chi lo sa? Colori. Bellissimi i colori, proprio arcobaleno. Per fortuna ci sono anche le istruzioni, meno male. Con un bel libretto. Questo ce lo dobbiamo leggere. Sono poche le istruzioni, un libro di latino. Si passi tutta l'estate. E poi qui abbiamo gli effetti speciali per fare il crunchy oppure il crunchy per come vuoi. Molto bene. Ah, in questa angolina avete questo pacchetto gigante di sparkle, altri effetti. Che carino, wow, quanto ne hanno messi. È un laboratorio vero e proprio. Quando voi avete fatto il vostro slime, le vostre prove poi le mettete qui. Qua dentro, sì. E le conservate tra le vostre cose più care, oppure le portate in giro qua sotto.
Ciao ragazzi, sono passati quasi 15 minuti, mia madre mi ha abbandonato lasciandomi le istruzioni in greco e dicendo, tanto tu le sai leggere. Ovviamente io non so il greco antico, quindi non posso leggere il greco moderno, ma ho trovato la versione spagnola e ho fatto la mia piccola traduzione. Ho scritto qui. Nel frattempo però ho letto anche i commenti vostri del video di ieri e qualcuno, Aurora, mi ha scritto che ho detto puppi o puppis tutto il tempo invece che... Pupsi, sorry. Spero di non averlo fatto anche oggi, comunque è la pupsi. Ma adesso andiamo a leggere quello che mi sono scritta per creare uno slime che questa volta verrà. Ragazzi, non mi è mai venuto, deve venire. Prima cosa prendo la mia cup super carina, poi prendo 30 ml di acqua. 1 da 15, 2 da 15, quindi 15, 15, 30. Io spero veramente che Unicorns non sia un invito, tipo che tra un po' piangeremo tutti, ok? Poi ho deciso di mettere un profumo a caso perché non ho capito che fragranze siano, cioè so quali ci sono ma non ho capito cosa appartiene a chi, non so se mi sono spiegata. Quindi svito il corno, non lo so, un profumo dolce, metto 1, 2, e fin qua, raga, tutto identico alle istruzioni. Se non vieni questa volta, io smetto di fare video sugli slime, eh? Quindi vedi di venire. Oh, poi a questo punto c'è scritto aggiungi polverina. Oh no, quale polverina? Ci sono mille polverine, mi sembra questa, quella delle boccette degli slime. Ok, io ho scelto questo che è il mio colore preferito e c'è una bella cacchetta sopra. Ah. Sembra tutto bianco. Dunque, io... verso. Dai, non mi far fare brutta figura questa volta, eh. Sembra verde. Chi se lo sarebbe mai aspettato dalla boccetta? È verde. Comunque avete, mi sembra, 12 boccette, quindi tipo 12 possibilità di fare lo slime. Devo buttarlo proprio tutto fino all'ultima gocciolina, perché ragazzi, le dosi secondo me in questo caso sono tutto per non fallire come al solito. Ok, direi che, guardate anche voi, sì, non c'è più nulla. Confermate? Confermiamo. Fare agita 60 secondi. Agito, quindi richiudo, richiudiamo bene, sennò mi si spattacca tutto. No, ma non si attacca. Ma prima era chiuso. Perché io queste cose non le so fare? Oh, vedete tutti che non è possibile chiudere. Vabbè, allora giro con questo. Per 60 secondi. Ma si sta già un po' solidificando. Allora, sono passati 60 secondi e lo slime non si è formato, però vedo che l'acqua è abbastanza appiccicosiccia, quindi dovremmo essere sulla strada, io, perché poi il fallimento sarà il mio, dovrei essere sulla buona strada. Ora c'è scritto di aspettare 10 minuti, quindi chiudo, aspetto 10 minuti. Ragazzi, vi immaginate se mi riesce? Allora, se mi riesce, mettiamo l'icona del bimbo che piange, però non diciamo niente a nessuno, così la gente che entra e non è arrivata a questo punto non capisce perché c'è una parete di icone che piangono, di smile che piangono. Mi piace, quindi se ci viene piangiamo dalla gioia. Se non ci viene, non lo so, mettiamo una cacchetta. Però non diciamola a nessuno. Sto aspettando ancora 10 minuti, ho l'ansia perché fino adesso abbiamo fatto tutto quello che ho fatto anche nel video scorso, quindi aiuto. Sono finalmente passati 10 minuti, ho paurissima, scopriamo tutto. Allora. Ehi, ma la consistenza sembra... aspettate che ve lo inquadro. Oddio, si stacca. Oddio, sembra uno slime. No ragazzi, ha la consistenza di uno slime. Sta per succedere per la prima volta. Sono riuscita a fare uno slime. Ah, sì, è venuto. È venuto. È un po' molliccio veramente, però è venuto. Provo a mischiarlo con le mani. Tante volte migliora. A questo punto sono arrivata a busta Unicorn Magic. Quindi vado a togliere. Ah, guardate come si è solidificato nel frattempo. Vado a togliere il mio slime. Lo allargo un pochino perché è il momento della Magic Unicorn. Guardate che lusso, oggi abbiamo addirittura le forbici invece che un trinciapollo per tagliare le cose. Polvere. Io la metto tutta. Ma è tantissima. Ma quant'è? Ok, allora. Siamo pronti?
Speriamo che il mio slime continui ad essere slime. Sta diventando tutto pearlescente. Bellissimo effetto, è proprio effetto unicorno. Ok, adesso vado a mischiare bene. Poi raccolgo anche un po' di polverina. Beh, tutto sommato è meglio che mia madre sia sparita. Non so dove sia finita, ma almeno non vede questa scena del suo tavolo imbrattato. Guarda che bello, è diventato tutto... è diventato tutto pearlescente. Ok, adesso io lo voglio far diventare crunchy. Adesso è proprio perfetto, ragazzi. Non fa nessun tipo di rumore. Sì, un po' sì. No, non lo fa, non è vero, non lo fa, niente. Ok, allora, a maggior ragione, infiliamoci il crunchy. È veramente super, super fluffoso. Guardate quanto è fluffoso. Si allunga un casino. Adesso è diventato proprio bello, eh. Allora, con maestria ed eleganza, prendiamo, sbattiamo e uniamo. Chissà cosa c'è, come sono qua di... No, ragazzi, voi non avete visto, ma... è volato qua dentro! Non so come ho fatto centro. Ah, è tutto bianco. Oh, non mi aspettavo qualcosa di più unicornoso, anche se, ok, è crunchy. Allora. Diventa sempre più... pearlescente mentre aspettiamo. Allarga un po', rampa e verso questa neve. Inglobiamo tutto. Secondo me persino troppo, non ce la metto tutta. Però ragazzi, guardate che bella la consistenza. Ehi, dove sfuggi tu, palletta? La consistenza è bellissima. Ma poi guardate quanto ne è venuto da una bustina super piccola. Ragazzi, mi sto gasando, mi è riuscito. Dovete mettere slime che piangono a pioggia. Ma mi è riuscito, cioè, è diventato bello. Oddio, proprio tutto. Vado a riporre il mio primo poopsie slime che mi è venuto nella vita qua dentro. Che belli questi cassetti, non vedevo l'ora di provarli. Vediamo se c'entra tutto. Sì, è giusto giusto per una porzione di slime. Fa anche riderissimo. Scappata. Chiudiamo. Che carino. Voglio riempirlo tutto. Penso che i prossimi due slime che farò saranno questi color sacchiotto. Credo che siano metallici questi. Mentre questo arancione, che mi ispira un sacco, oppure questi due perché non capisco la differenza, sul mio Instagram. Quindi seguitemi sul mio Instagram, LillaYT. Sto mettendo degli spacchettamenti, vabbè, scene della mia vita reale e foto che francamente sono tra le più belle del mondo, forse dell'universo. Quindi seguitemi anche sul mio Instagram, LillaYT. Se avete domande lasciatele qua sotto nei commenti, ma soprattutto nei commenti mettete l'emoji dello smile che piange di felicità. Vi saluto perché per oggi è tutto, ma prima bistezza di affetto, ciao, ciao ciao. Guarda lì la mia monogram colpita dalla luce divina, perché è un miracolo. Mi fa riuscire lo slime. Grazie.